La musica di Puccini, le eroine del grande maestro che interpretavano nella centralissima via Cenami Butterfly, Musetta o Floria Tosca, le mostre di pittura, di fotografia, i negozi aperti e una lunghissima tavolata dove massarosesi e turisti hanno consumato i piatti tipici della nostra zona. Questa è stata fino a tarda notte Spada Illuminando, la manifestazione voluta e curata dall'assessore alla cultura e tradizioni popolari Michela dell'Innocenti, che ha riscosso successo. Questa festa di stasera è una passeggiata culturale all'insegna dell'arte a 360 gradi. Abbiamo voluto mettere in risalto quelle che sono le potenzialità che abbiamo sul territorio, dalla pittura alla scultura, la lettura, abbiamo la nostra biblioteca comunale e una passeggiata culturale per piccoli, grandi e per tutti. Abbiamo voluto riprodurre quelle che sono le figure principali delle opere di Puccini. Abbiamo un gruppo molto attivo sul territorio che si traveste e abbiamo rappresentato la Bohème con Mimì, la Madama Butterfly, la Fanciulla del West, e quindi sono tutti eventi che portano cultura e arricchiscono il nostro paese. Nel centro di Massarosa si respirava venerdì notte un'atmosfera riscaldata dagli applausi e dalle emozioni delle persone che hanno fatto da padroni durante tutta la festa. Via Cenami è magicamente esplosa in una voglia di esprimersi, di partecipare, di coinvolgersi. Oltre agli spettacoli di apprezzata qualità, al sistema di illuminazione accuratamente scelto per creare un'atmosfera elegante e rasserenerante, la comunità del paese ha accolto con crescente fierezza l'invito a decorare le vetrine dei negozi, le facciate delle case, balconi, colorando e illuminando l'ambiente a festa.